tocca il compito di presentare, cosa ci sia bisogno, il procuratore Pietro Grasso e di portare i saluti della città. Oggi la nostra città ha l'onore veramente di accogliere un servitore del nostro Stato e un testimone di che cosa il nostro Paese può fare, in grado di fare nel momento in cui si mette in campo per la legalità e per raggiungere gli obiettivi alti che dobbiamo sempre porci. Noi come città abbiamo l'onore di accoglierlo, sapendo che come amministrazione comunale abbiamo dei doveri e abbiamo bisogno di alzare sempre il livello dell'attenzione nel momento in cui anche i nostri territori sono territori soggetti, territori a rischio rispetto al fenomeno delle mafie. Sappiamo che gli strumenti non sono molti per quanto riguarda le amministrazioni, ma ci sono. Sappiamo che abbiamo il dovere di metterli in atto e di trasformarli in strumenti concreti, in atti, in regolamenti, in procedure che mettiamo a disposizione della città e che rendiamo operativi nel momento in cui svolgiamo il nostro compito, in particolar modo quando si fanno gli appalti, quando si danno le gare, quando si ha a che fare con il denaro. Le amministrazioni sono un veicolo eccezionale per quanto riguarda le infiltrazioni. Noi pensiamo che questa iniziativa che abbiamo accolto con grande desiderio, con grande felicità, sia un modo molto, molto bello per raccontare e per alzare il livello dell'attenzione su un problema importante. Il binomio cultura, perché questa sera ci sarà un evento culturale, e servizio sociale, perché tutti svolgiamo un servizio sociale, è un binomio importantissimo. La cultura è un veicolo che dobbiamo utilizzare per elevare gli alti sentire, l'alto sentire della formazione, l'alto sentire dell'attenzione civica, l'alto sentire dell'attenzione a quelli che sono i rischi che il nostro Paese corre ogni giorno, e ogni giorno purtroppo sempre di più. Un benvenuto, un grazie per le parole che ci dirà, un grazie per il lavoro che lei svolge tutti i giorni, con il sacrificio che del suo tempo, della sua vita, della disponibilità, che è un sacrificio che fa per tutti noi. Grazie. Grazie a me solo il compito davvero graditissimo di accogliere il procuratore Grasso nel nostro teatro. Mi piace pensare che da oggi inizi anche una pagina diversa per la storia di questo teatro, che è un teatro di tutti e per tutti, che non è solo il teatro della stagione teatrale, è il teatro aperto che vuole discutere e dialogare con la città. E allora quale migliore occasione, quale migliore appuntamento di dialogo e di confronto con chi tutti i giorni, quotidianamente, lavora non solo a favore del nostro territorio, del nostro paese, ma ci testimonia con quello che ha compiuto in questi anni il nostro procuratore Grasso. Mi lasci usare anche questo aggettivo che accompagna la nostra accoglienza. Ecco, dico solo questo, mi piace pensare davvero che il teatro oggi la accolga e soprattutto che l'accolgano i nostri giovani. E io ne ho visti tanti aspettarla, so che questa mattina i nostri giovani l'hanno incontrata anche all'università, e allora ecco che la nostra amministrazione davvero si propone anche questo, un percorso di educazione alla legalità, alla cittadinanza, partendo dalle giovani generazioni, cui davvero mi piace dedicare un saluto particolare oggi qua in teatro, oggi aperto davvero a tutta la città. Grazie procuratore. Grazie.
Come avete capito, è un'improvvisata, nel senso che ci manca il regista e ci adattiamo da soli, che siamo su un palcoscenico. Deve venire un giornalista per fare da interlocutore, ma io e Sebastiano Monaco dico, possiamo per un certo, finché non arriva ne facciamo a meno. Ecco, vedete come andiamo in progress, ci andiamo aggiornando. Il giornalista Gianluigi Nuzzi, che fra l'altro lo conosciamo bene, sarà qui per un contatto con i giovani, per cercare di stimolare un'interazione con i giovani. Io stamattina, a proposito dei giovani, ho avuto un incontro bellissimo alla Facoltà di Economia e Commercio. Prego. Quindi dicevo che stamattina ho avuto questo incontro bellissimo, molto stimolante, alla Facoltà di Economia e Commercio con tanti giovani, non so quante centinaia, una sala così piena non l'avevo mai visto mai, un silenzio così attento, non l'avevo mai sentito, se si può dire, di sentire il silenzio, e devo dire che è stato veramente un bell'incontro. Le domande sono state poi molto profonde e mi hanno dato modo di rispondere poi dopo una presentazione di un libro che effettivamente è un po' tecnico, perché parla di riciclaggio di denaro, di economia sommersa, di tutta una serie di storie. Poi abbiamo affrontato, grazie alle domande dei ragazzi, temi più attuali, temi che li vedono impegnati. Questo mi ha fatto molto piacere. Io devo dire che, fra l'altro, alcuni di questi ragazzi mi pare che sono qui, ecco, se li riconosco, seppur a distanza, continuano a seguire la giornata molto intensa, in questo rapporto tra me e Novara. Devo dire che oggi ho girato parecchio per la città e non posso dire che l'ho scoperta, perché ero già venuto altre volte, però quasi sempre il mio tempo ristretto mi costringeva a visite al supercarcere di Novara per lavoro. quindi ho conosciuto però molto bene, siccome era un periodo di luglio-agosto, le zanzare di Novara, veramente eccellenti. Comunque, a parte lo scherzo, io dico sempre che, l'ho detto anche oggi, che questi incontri mi ricaricano, mi danno la possibilità di continuare in questa opera che, diciamo, che faccio con entusiasmo, quindi non è assolutamente pesante, non si sente il fastidio di questo lavoro che appunto amo. E quindi lo faccio con pieno trasporto, e poi vedere questi giovani così impegnati, così proiettati verso il futuro, così consapevoli di situazioni che vivono, beh, questo devo dire che aiuta, mi rallegra, e devo fare i complimenti veramente a questa città e alla formazione che riescono a dare sia le famiglie sia la scuola di questa città, i professori che tanto hanno lavorato. Stamattina una scuola, tra l'altro, ha avuto l'onore di ricevere nel 2009 il premio per la legalità a Palermo, all'aula Bunker di Palermo, dalle mani del presidente Napolitano. È sempre stata quindi una città viva sotto questo profilo. Sono sicuro che continuerà ad esserlo. Adesso abbiamo rotto il ghiaccio e quindi non so adesso il copione cosa prende. Oggi non abbiamo copione a soggetto, quindi
io ho trascinato in qualche modo il procuratore Grasso in teatro, non oggi, ma già da più di un anno siamo in tournée insieme. E quindi tirando gli anni. Lo vorrebbe, ma non ci riesce, ogni tanto. E quindi, essendo lui, diciamo, il prosecutore di quella grande tradizione di teatro italiano che però nasce in Sicilia, oggi Piero Grasso, una volta c'era Luigi Pirandello, e quindi oggi, secondo il suo grande predecessore, ancora non sappiamo se lui, come dire, raggiungerà quei vertici come autore teatrale, questa sera a Novara si regge da soggetto, con un titolo che io in questo teatro ho fatto tanti anni fa con Alida Valli, chissà se qualcuno se lo ricorda. In questo teatro io ho tanti ricordi. Non so, capita a un attore di recitare in certe città, lo so, Franca Valeri, una giovane attrice emergente, mi raccontava qualche tempo fa che era molto arrabbiata con la città di Bergamo, dove non andava, non so se poi ci andate in questi ultimi anni, ma dove non andava da circa 30 anni. Ora, sono cose che possono capitare, possono essere casualità, scelte di direzioni artistiche, ma certo che svariati direttori artistici non si accorgano di un'attrice emergente come Franca Valeri per circa 30 anni è un po' insolito. Quindi può capitare a un attore di essere in tutta una carriera solo due o tre volte in un teatro di una città. Io non so se qualcuno che è qui stasera mi ha visto in questo teatro, ma io qui ho fatto nella stagione 80-81 con Adriano Asti, il procuratore ancora non era nato, con Adriano Asti ho fatto Come tu mi vuoi di Pirandello. Poi sono tornato negli ultimi 15 anni a fare L'Erico IV di Pirandello. Questa sera si esce dal soggetto di Pirandello. Sei personaggi cercano di Pirandello. Cyrano di Bergerac, di un autore minore francese. Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller. Insomma, sono venuto molto spesso. Ma ho interpretato in questo teatro sempre autori cosiddetti classici, e per classici, ahimè, si intende anche defunti. Ora, per la prima volta in questo teatro, ma come raramente mi è capitato nella vita, interpreto a Novara questa sera un autore contemporaneo, non solo contemporaneo, ma presente, giovane, giovane come autore, e forse anche giovane come uomo, come persona, perché io negli incontri, ecco, veramente questo di Novara sta prendendo una piega, come dire, al soggetto, nuova. Negli incontri che abbiamo fatto con i giovani e il pubblico di altre città, pochi giorni fa a Perugia, alla fine di questa mia breve, spero, chiacchierata, ma è difficile contenere un attore, alla fine di questa chiacchierata dicevo: Piero Grasso è un uomo normale, un uomo semplice, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni, facendolo con un senso vocazionale, eccetera. Beh, avendo visto, e questo è anche un pensiero serio che ho nei suoi confronti, avendo letto il programma della giornata del procuratore Grasso a Novara, una lezione, un incontro all'università alle 10:30 del mattino, un pranzo pare con cibo calabrese, quindi insomma cosa leggera, una partita di calcio appena finita, credo che abbia fatto tempo a fare la doccia ed eccolo qua, questo incontro, e poi stasera sarà ad assistere allo spettacolo, beh, mi ricredo, Piero Grasso non è un uomo normale. Aggiungo, ho voluto fare la battuta perché da qualche giorno sono in buon umore. Di buon umore perché una signora mi ha consigliato: Sebastiano, tu devi dire di essere felice. Più lo dici agli altri e più te ne convinci anche. Io lo sto facendo, non so se. Oggi sono di buon umore. Anche perché ho rivisto, ho rincontrato proprio oggi quella signora che qualche giorno fa mi aveva consigliato questa nuova via della mia vita. Però aggiungo
che seriamente Piero Grasso non è un uomo normale, ma nel senso che non è normale la... Sono anormale. No, nel senso che non è comune, non è possibile per una... Non è facile incontrare nella natura umana una dedizione totale al senso dello Stato e delle istituzioni. Che quest'uomo che io ho incontrato casualmente alcuni anni fa e per scelta adesso per interpretare questo testo che racconta la sua vita, è un uomo che per questo, nonostante la gioia di vivere che comunica, nonostante la speranza che comunica nei libri che scrive, nel racconto, negli incontri che fa per comunicare la sua esperienza di vita, ha dato tutta la sua esistenza allo Stato, alle istituzioni, cioè ai cittadini. Quindi c'è un altruismo, una generosità che travalica, come dire, i limiti professionali che ognuno di noi si impone o ha imposto dalla professione che sceglie. Piero Grasso, come vedete, è qui oggi al di fuori, diciamo, degli orari di lavoro, era stamattina all'università al di fuori degli orari di lavoro, quindi la sua scelta di dedicare la sua vita allo Stato e ai cittadini è una scelta abbastanza fuori, come dire, dalle regole e dalle norme. Come e perché? Brevemente, ho scelto di fare questo testo. Ripeto, dopo più di 30 anni, quasi 35 di carriera costellata per la maggior parte di autori classici, dove anche da qualche parte del mio ambiente mi si rimproverava di non avere attenzione per il teatro contemporaneo, cioè di volermi in qualche modo paludare o anche rassicurare dal fatto di avere un testo che era già conosciuto, quindi di non proporre niente che potesse essere riconosciuto di nuovo, qualcosa che potesse essere conosciuto per la prima volta, avevo anche questo rimprovero da parte dell'ambiente, ma non l'ho fatto per questo. Dopo tanti anni di carriera, chiuso un pochino nel mio microcosmo di ambiente teatrale, dove dicevo prima qualcuno, anzi al sindaco, ci frequentiamo tra noi, dopo pranzo si cominciano le prove che finiscono poco prima dell'andata in scena, dopo andiamo a cena fra di noi, siamo negli alberghi, nei camerini e in viaggio in giro per l'Italia, viviamo questo piccolo microcosmo e non ci accorgiamo spesso di quello che accade nella società, cioè viviamo come in una bolla di vetro fuori dalla società. Ebbene, il cambiamento della società italiana, il cambiamento del nostro paese nel senso di un degrado morale della vita pubblica del nostro paese, ho cominciato a sentirlo già alcuni anni fa fortemente, l'ho sentito accorgendomi di ciò che capitava nel nostro paese, poi l'ho sentito subendolo in prima persona, perché il degrado morale delle istituzioni del nostro paese oramai è anche nell'organizzazione della macchina culturale del paese, quindi di conseguenza anche nel teatro. Insomma, ho pensato che forse potevo, non so se ci sono riuscito, pare che il successo dello spettacolo e la quantità di repliche in tutte le parti d'Italia possano testimoniare in favore, ho pensato di poter mettere a servizio la mia piccola persona, le mie medie capacità di attore, per poter raccontare la storia di un uomo contemporaneo, di un uomo che lotta contro la mafia, che però nella parola mafia oramai usiamo quasi un senso naif, quasi un senso letterario del percorso criminale, ma che lotta invece una criminalità organizzata che oramai si è insediata in tutte le maglie, in tutte le maglie della macchina dello Stato, in tutta la catena di montaggio della macchina dello Stato, non solo, diciamo, la mafia quasi rurale, ottocentesca, di radici ottocentesche che ha covato in Sicilia fino alla metà degli anni del secolo scorso, ma
dalla parola mafia il paese ha, come dire, ha avuto, come dire, l'organizzazione criminale ha avuto una tale evoluzione che si è insediata in tutte le istituzioni, e non credo di dire una parola che possa scandalizzare oggi nessuno, in primis nella politica e poi nelle istituzioni economiche, nelle banche, nelle industrie. Oggi nel nostro paese non si muove niente se non ci sono rapporti in qualche modo organizzati fuori dalla legalità. Non si... Io da 35 anni, da 40 anni, da quando insomma, ho cominciato a leggere, leggo i quotidiani. Il primo quotidiano, da ragazzo era il Corriere della Sera, poi oggi ne leggo diversi in un giorno, e mai come negli ultimi anni le pagine dei quotidiani sono piene di racconti di giornalisti, di fatti e di persone che vivono al comando delle istituzioni, cioè dovrebbero essere al servizio dei cittadini, e che vivono fuori dalle regole imposte dallo Stato legale, giuridico, e fuori dalla norma e fuori dalla legalità. Non si fa altro che leggere di politici, assessori, criminali, collusioni, corruzioni, concussioni in tutte le branche della vita politica del paese. Questo crea a me cittadino, a me uomo e poi a me attore una insopportabilità di continuare a stare in questo paese. Ho chiesto al procuratore di darmi la possibilità di prestare la mia persona e la mia voce al racconto della sua vita, ha resistito per un po' di tempo, poi insomma io, come vedete, sia fisicamente che umanamente sono un carro armato, poi questa volta qua ho avuto questa piccola vittoria e ho avuto la concessione di portare in teatro il racconto della sua vita. Concludo per dirvi che da quando interpreto il personaggio mi impongo quella che io in qualche modo avevo quasi perduto negli ultimi anni, cioè la speranza. La speranza ero diventato un po' nella natura del meridionale, in particolare del siciliano, c'è una certa acquiescenza al fato, al destino. Il siciliano in particolare, non so perché, nel nord Italia lo vedono come un personaggio allegro, pieno di vita, gioioso. Il siciliano è un uomo cupo, tragico, tant'è vero che la tragedia greca l'abbiamo inventata noi, come insomma, da quelle parti. Nel testo di Grasso c'è una luce di speranza, che è quella che l'uomo Piero Grasso ha e che io negli ultimi anni avevo perso. Mi impongo un po' per, come dire, per meccanismo d'attore, nel senso che cerco di immedesimarmi e di vivere e di raccontare le parole che Grasso ha scritto con una grande verità. E allora, cercando di immedesimarmi e di credere a quella verità che è la sua, cerco di cominciare a credere anch'io che questa speranza che è in Grasso e che in me era molto flebile, se non addirittura smarrita del tutto, credo che stia rinascendo dentro di me attraverso il testo, attraverso l'interpretazione, attraverso pian piano anche la conoscenza, il percorso della vita, aver letto questo libro e anche altri libri, la vita dell'uomo. Certo è che se si ascolta, se si vuole, se si tende, se ci si sforza di ascoltare completamente i consigli che dà l'uomo, l'uomo Piero e il procuratore Grasso, e si cerca di vivere completamente la propria vita nelle regole e nella legalità, devo dire che la vita diventa un po' più faticosa. Dice, ma perché prima ammazzavi un ballo? No, ma vi faccio un esempio. L'esempio no. Perché? Chiudo. Io non li capisco.
L'esempio è questo. No, non lo faccio. Va bene, innanzitutto buonasera e ringrazio in pochi secondi la direzione di questo splendido teatro per avermi, come dire, scelto come giornalista per intervistare i procuratori. Ed è un impegno che accetto volentieri, non conosco benissimo il procuratore, non ci conosciamo, ci siamo visti una volta di Toccabili da me alla 7, non abbiamo avuto modo di incontrarci prima, ma la sua storia insomma è conosciuta da tutti. Io a malincuore, diciamo, taglio un po' in maniera brusca questo clima così di sorrisi, questo clima sereno, perché stasera dobbiamo parlare di mafia. E vedete, è successo un fatto poche ore fa importante, anzi due fatti importanti. Il primo fatto è che sono stati condannati le persone che avevano sciolto 50 litri di acido, una donna, Lea Garofalo, che nella vita aveva compiuto due delitti terribili. Il primo era di innamorarsi di un dranghettista e il secondo era di decidere di passare dalla parte dello Stato, dalla parte dei magistrati, dalla nostra parte. E per questo il padre di sua figlia, con alcune... Voce. Mi sentite? Adesso i nostri potenti tecnici, eccoci. Io ho la voce bassa, chiedo scusa. Dicevo, e per questo il padre di sua figlia, con alcuni complici, nel 2009, l'anno prima rapita a Milano, non a Natile di Careri, non a Platì, non nella Sicilia dei racconti di mafia, ma nella splendida Milano, a poche centinaia di metri dalla Madonnina. L'hanno rapita, l'hanno caricata su un furgone di proprietà di un cinese, tra l'altro. Ve lo dico perché questo fa capire come la 'ndrangheta al nord macini soldi, relazioni, infiltrazioni, ragnatele. E l'hanno sciolta nell'acido, in un casolare dove tra le altre cose sono anche andato a vedere. Non lo scempio, perché ovviamente le tracce non si sono mai trovate da parte dei carabinieri. E lo dico perché, non per togliere la speranza e il sorriso, perché da questa vicenda, da questa tragedia, è nato un germoglio che io vi porto e lo conservo anche nel cuore. E questo germoglio si chiama Denise Garofalo, la figlia di questa pentita sciolta nell'acido. La figlia che aveva anche lei commesso il delitto terribile di chiamarsi Garofalo, di non scegliere una madre o un padre, ha deciso di puntare l'indice contro il padre, è diventata testimone di giustizia, cioè persona come tutti noi, censurata, che assiste a un fatto criminale e decide di raccontare, accusando non uno sconosciuto, ma accusando il padre, accusando l'ex fidanzato. Ebbene, ieri queste persone sono state condannate definitivamente, no, condannate in primo grado, chiedo scusa, all'ergastolo, sono stati comminati 6 ergastoli. E questo ve lo dico perché la prima domanda, aspettavate di noi tutti, se abbiamo voglia di sentire il procuratore, la prima domanda è questa, procuratore, perché noi conosciamo la mafia dalla televisione, dal cinema, dalle rappresentazioni teatrali efficaci, ma non abbiamo purtroppo qui al nord una percezione come voi avete magari in regioni più difficili. Non abbiamo una percezione al nord per i motivi che lei ci dirà, ma c'era un'intercettazione telefonica, tra le altre cose, proprio qui vicino, che due dranghettisti parlavano al telefono e il più basso chiedeva al capo: ma noi chi dobbiamo votare? Noi siamo di destra o siamo di sinistra? E il boss diceva: noi siamo per quello che ci fa fare le rotonde, cioè per l'assessore che ci fa costruire la rotonda, noi di destra o di sinistra non ce ne frega niente. Al nord, complice forse una certa politica distratta o che non accetta il fatto che il colonialismo criminale ormai sia generazionale, al nord non abbiamo ancora questa percezione dell'infiltrazione. E io non perdo altro tempo, lascio la parola e chiedo al procuratore, perché in questo libro, vedete che non è il libro del quale parleremo stasera, ma che io
è sempre del procuratore, quindi ve lo porto, soldi sporchi. Il procuratore ha fatto qualcosa di straordinario, ha parlato dell'aspetto più importante della mafia, che sono i piccioli. Seguire i piccioli, diceva Giovanni Falcone. Pietro Grasso ha deciso di fare un libro che non è un libro di grande mercato, perché non racconta le gesta, non c'è il sangue, l'omicidio, non c'è quel pathos del thriller, no, racconta coi numeri come la mafia ci mangia l'esistenza, ci mangia l'etica, ci mangia il convivere sociale, ci mangia la libera concorrenza, ci mangia il nostro Stato, ci mangia il mercato. 17 milioni di euro all'ora il riciclaggio porta a casa ogni ora. Mentre io sto parlando, c'è la slot machine delle mafie che reinvestono, puliscono e ci mangiano piano piano. Procuratore, grazie di essere venuti innanzitutto. Partiamo dall'episodio di Lea Garofalo. Purtroppo devo dire che la sua scelta di passare con lo Stato è stata temporanea, penso che questo si sappia nella cronaca, perché poi ha abbandonato il sistema di protezione che era stato offerto. Non dipende da me, posso ingoiare. Quindi dicevo, Lea Garofalo ha abbandonato il sistema di protezione che le era stato approntato e è tornata presso, insieme alla figlia, presso coloro che poi l'hanno appunto uccisa. E il solo fatto che avesse manifestato l'idea di tornare a collaborare ha creato poi tutto questo sistema. Questa conseguenza tragica, terribile. Quindi diciamo che io dico sempre che quando si fa un passo bisogna farlo in maniera completa. C'era stato un momento di debolezza, adesso non so quanto e quali siano state le cause interiori che l'hanno portata a ritornare. Dopo che aveva fatto delle dichiarazioni, dopo che le era stato ingiunto di ritrattare tutto quello che gli aveva detto. Però certamente il sistema di protezione è stato abbandonato e siccome è basato sulla segretezza, sulla riservatezza, il fatto di andare in luoghi non conosciuti, nel momento in cui lei comunicava ancora con le persone che accusava, è chiaro che il pericolo forse è stato sottovalutato, ma non si pensava, lei non pensava affatto di poter fare questa fine. Quindi adesso la figlia ha avuto fiducia nello Stato dopo questo fatto così terribile. Abbiamo tante altre storie di questo genere, solo che magari non se ne parla spesso e quindi spesso si dimenticano. Io, come simbolo della ferocia della mafia siciliana, ricordo sempre il figlio di Matteo, il figlio del collaboratore di giustizia, che viene sequestrato a 12 anni, tenuto per 2 anni circa, sequestrato, che forse è peggio che essere ucciso, per poi essere strangolato e sciolto nell'acido. La frase con cui è stato dato l'ordine è terribile per la sua, appunto, per il suo cinismo, per la sua ferocia. Ucanuzzu, così lo chiama, il piccolo cane, Ucanuzzu, non aveva più campare, non deve più vivere. Questo era l'ordine, quello è andato poi, a chi ha eseguito quest'ordine è andato poi a strangolarlo, a scioglierlo nell'acido. E tante altre situazioni di questo genere, una l'ho raccontata stamattina all'università, quella di una donna che era stata arrestata
perché era andata, perché nei colloqui in carcere col marito, che era il capo di un boss mafioso, aveva continuato a fare da trade union tra il marito in carcere, portava i messaggi al resto della cosca che stava fuori. Noi intercettiamo questi messaggi e quindi viene arrestata anche lei per associazione mafiosa, per concorso in associazione mafiosa. Questi due coniugi erano due bambine, una di 13 e l'altra di 11 anni, che vanno a stare coi nonni a scuola, seguono un percorso di legalità. Durante questo percorso di legalità si sentono ghettizzate, non più viste come le figlie di persone di rispetto, mafiose e quindi rispettate. C'è stato già un cambiamento culturale all'interno della scuola. Vengono etichettate, capiscono che non si potranno mai più levare di dosso quell'etichetta di mafiose, perché hanno tutte e due i genitori in carcere per mafia. Quando la madre ottiene gli arresti domiciliari, anche perché avevano un fratellino di 17 mesi e quindi torna a casa, queste due bambine impongono alla madre di collaborare con la giustizia a costo di denunciare il padre. E era importante la dichiarazione della madre, perché una notte aveva visto il marito tornare con gli abiti sporchi di sangue, e proprio in quella notte era stato commesso un omicidio nel paese. Quindi la sua testimonianza era importante, e in base alle sue dichiarazioni poi ha avuto nel gasto. Beh, questa, vedete che forza. Le bambine che convincono gli adulti a passare dalla parte dello Stato della legalità. Naturalmente non ci sono state defezioni, hanno continuato, sono dovute necessariamente andare al nord, in una località segreta, hanno continuato a studiare, sono diplomate, lavorano, con tante difficoltà di reinserimento in luoghi assolutamente diversi da quelli di origine. Ecco, questo è un fine diverso rispetto a quello di Leale Rofa, che però ci dà l'esatta misura di quanto sia importante la scuola, la formazione, la famiglia, di quanto i giovani oggi devono quasi convincere gli adulti, che magari non credono nel cambiamento, con il loro cinismo. I giovani sono veramente, non lo dico però come frase fatta, la speranza di un cambiamento. E queste sono storie, ce n'è tante. L'efferatezza e la violenza della mafia, la ferocia, ma io la descrivo anche ricordando dei fatti terrificanti come quelli per cui si sta per commemorare il ventennale, le stragi di Falcone e di Borsellino. Io ho l'immagine ancora di quell'autostrada che porta dall'aeroporto alla città di Palermo, stravolta, con dei guardrail che sembrano dei serpenti che percorrono quell'autostrada, che ha cambiato colore, l'asfalto non esiste più, è terra rossa ma rossa di sangue, con la macchina della scorta catapultata per la violenza dell'esplosione nel terreno vicino, a centinaia di metri, con una montagna di detriti verso cui va a impattare la macchina del giudice Falcone e di sua moglie Francesca Morvillo. Queste sono le immagini della ferocia della mafia. Oppure Via D'Amelio con i brandelli di carne delle scorte, gli uomini delle scorte che si sono ritrovati nei piani alti dei palazzi dopo l'esplosione. Vedete, queste sono cose che lasciano un segno dentro, non possono lasciare un segno. E questo è il motivo per cui nessuno può mai pensare di fermarsi nella ricerca della verità, nella ricerca della giustizia, di quello che si può come giustizia terrena.
E quindi nessuno mi potrà mai impedire, finché ci sarà un soffio di vita, di fare qualcosa per combattere questi fenomeni. Fenomeni che hanno questo lato violento anche a Milano, quindi anche al nord, però sono delle eccezioni, perché in questi luoghi cercano di infiltrarsi in maniera invisibile, perché dove si fanno gli affari la mafia non vuole che si accendano i fari della polizia, delle forze dell'ordine, non vogliono che ci siano violenze, che ci siano fenomeni visibili di presenza di criminalità, di criminalità di quel tipo. E quindi è ancora più difficile far emergere in contesti diversi da quelli di origine questi fenomeni. Ecco perché dico sempre che i cittadini devono stare allerta. Oggi sappiamo tante cose che prima non sapevamo. Sappiamo che veramente non bisogna, sapendo queste cose, scegliere da che parte stare. È un fatto dei cittadini, non aspettiamo che siano i ragazzi a convincerci da che parte stare. E guardate, non è difficile, perché dietro ogni piccola illegalità ci può essere la grande criminalità. Si incomincia così e non ci se ne accorge. Spesso devi capire anche chi sta davanti. Non pensate ormai che la mafia si presenti ancora con Coppola e Lupara. Questi sono stereotipi che non esistono più, ma da anni. Che ci fosse la mafia al nord, noi magistrati, forze di polizia, ma lo sappiamo da tempo. Non dimentichiamo negli anni 70 i sequestri di persone che erano in questa regione, da Rossi di Monterrey in poi. Procuratore, si pensa sempre che sia un problema degli altri, sì. Cioè, mentre magari qui al nord è più ampia la zona grigia, cioè di persone che magari non sono all'interno, ma che però possono dare un assenso all'organizzazione criminale, oppure le nuove generazioni che sono manager dormienti o in sonno, che poi figli di, che poi all'occasione della sanità, abbiamo visto in tante inchieste qui nel nord Italia, che poi all'occasione danno il loro contributo per un periodo o anche per un appalto, per una gara. Sì, è proprio questa la situazione diversa, però deve essere percepita questa possibilità, questo pericolo, perché se non viene percepito, adesso continuare a dire, cioè la disputa è: qui esiste la mafia o non esiste? Non è questo il problema. Certamente è facile dire sia l'uno che l'altro, perché se noi pensiamo che la mafia debba esistere nello stesso modo in cui esiste in certi paesi della Sicilia o della Calabria, certamente non è la stessa cosa. E allora diciamo non esiste. E chi vuole dialetticamente portare a questo risultato dice: ma dov'è la mafia? Pensate che ero a Vienna qualche mese fa e hanno fatto uno studio i suoi colleghi di Vienna, e in quei quartieri dove la criminalità slava, la criminalità russa fa investimenti immobiliari, c'è assolutamente una pace assoluta, non c'è uno scippo, non c'è nulla, perché la rivalutazione immobiliare è importante per gli investimenti. Soprattutto lei prima ha fatto cenno alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Io non posso non domandarle una sua valutazione sui passi che le inchieste siciliane stanno facendo su quella che fu o non fu una trattativa che si sviluppò tra le due stragi. Lei è sempre stato, mi sembra, nella sua dichiarazione abbastanza moderato su queste, aspettato l'esito dell'investigativo, come è giusto, visto la sua posizione. Ci può dire qualcosa di più? Perché credo che siamo a un punto di, si stanno avviando a una conclusione, insomma, queste inchieste. Intanto io mi riporto a quello che avevo detto prima, cioè che non ci si può fermare
è successo niente. Non ci si può fermare di fronte alle verità precostituite. Questo è importante, tendere alla verità, avere l'idea, l'ideologia di tendere sempre e comunque alla verità, non perché ci sono sentenze definitive che si può fermare. Questo è importante, sembrava strano, ma è importante affermarlo, perché qualcuno accusava la magistratura di dilapidare i soldi dei cittadini per vecchie indagini, riesumando vecchie cose che non meritavano assolutamente l'attenzione. E io devo dire che non sono mai stato, ho reagito violentemente, verbalmente violentemente, a questa posizione, perché non può essere così. Io ho avuto un'esperienza veramente drammatica nel 2009, nel corso degli stati generali dell'antimafia di Libera a Roma. Una donnetta di un paesino siciliano vicino Gela mi venne incontro e mi prese le mani, quasi me le voleva baciare. Io ho cercato di ritrarmi. Era la madre di un ragazzo che era scomparso 17 anni prima, e solamente adesso eravamo riusciti, attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, a trovare i resti di quel ragazzo. Quella donna ringraziava perché finalmente aveva i resti di suo figlio su cui poteva piangere. Guardate, mi ha fatto un'impressione, per dire che valore dobbiamo dare alla ricerca della verità, della giustizia, perché non dobbiamo pensare solo ai responsabili, dobbiamo pensare alle vittime di questi reati, che hanno bisogno lo Stato dà dei ristori patrimoniali, dei risarcimenti alle vittime di mafia, alle vittime del terrorismo, alle vittime cadute nel corso del dovere, a chi subisce il racket e a dei danneggiamenti. C'è tutta una legislazione che... ma non basta. Non può essere un risarcimento in denaro o in un posto di lavoro presso un ente pubblico. Io penso che questa idea, questa... non si può fare a meno dell'idea della giustizia, anche per i familiari superstiti che vogliono che chi ha fatto quei reati, che i responsabili paghino, perché c'è un ristoro psicologico. Un fatto del genere genera un turbamento psicologico in una persona che dura tutta la vita. Una madre che perde un figlio e non sa se è scomparso, dov'è, se è veramente scappato con una donna, come le fanno credere, perché cercano sempre di depistare in questo modo, e restare in questa situazione è un turbamento psicologico che non ha prezzo. E quindi, ecco, ho capito io da quella reazione di quella madre questa grande verità, che noi abbiamo bisogno di verità e di giustizia. Procuratore, ma quando sui giornali, parliamo di notizie pubbliche, lei legge, non so, per esempio, parlo di quei centinaia di mafiosi a carcere duro che in un certo momento sono stati, è stato revocato il 41 bis, insomma ci sono stati dei momenti nella storia del nostro paese, parlo degli anni appunto delle stragi, degli anni di Mani Pulite, ci sono anni che il nostro paese ha vissuto con grande sofferenza, sono usciti dei dettagli, sono usciti dei documenti sui giornali dove si sentiva odore di una commistione tra pezzi dello Stato e delle collusioni anche. Io non voglio fare nomi e cognomi perché non è questa la sede. Lei non ha avvertito un disagio? Cioè, come ha vissuto? Io non ho mai ammesso che uno Stato possa avere come interlocutore la mafia, Cosa Nostra, che ha commesso delle cose così terribili. E l'ha avuto? C'è stato questo dialogo? Alcune parti dello Stato, alcune parti delle istituzioni hanno intavolato un rapporto che viene definito addirittura nella sentenza che è definitiva di Firenze, trattativa. Adesso
i contorni di questa trattativa, i soggetti di questa trattativa. Noi abbiamo avuto recentemente, io ho avuto il privilegio, dico il privilegio, di sentire per primo le dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia che è Gaspare Spatuzza, che ha... trovarlo in Umbria, no? Dove a Spoleto sta. Sì, prima, sì, poi l'abbiamo trasferito in un carcere più sicuro, non perché Spoleto non lo fosse, ma c'era quella via. Esatto. Quindi io ho appreso dalle sue parole la nuova verità della strage di Via D'Amelio. E quindi, ma purtroppo non abbiamo, il livello di sue conoscenze è tale che arriva fino a un certo punto. Avremmo bisogno di un collaboratore fra le istituzioni. Personalmente ho avuto dei brividi lungo la schiena, perché se il procuratore nazionale antimafia italiano ci dice avremo bisogno di un collaboratore tra le istituzioni, forse non siamo messi benissimo. La sua schiettezza vuol dire qualcuno che sa delle cose che ma ci sono dei vuoti di memoria su queste vicende che sono drammatiche. Eppure a qualcuno è tornato poi torna all'improvviso, dice mi sono ricordato fatti che gelerebbero il sangue a qualsiasi essere umano. Evidentemente le amnesie su quando vengono su queste storie. Lo sa la cosa peggiore che ha un magistrato come me? Tra i tanti difetti? La situazione peggiore è quella di intuire e non poter dimostrare. È un brutto limite. Capisce che cos'è? Perché noi siamo abituati alla prova giuridica, quindi a andare avanti nella ricerca di elementi che si mettono uno insieme all'altro, di riscontri, perché non possiamo affermare una cosa se non riusciamo a provarla, e questo è terribile, soprattutto quando si intuiscono delle cose con dei ragionamenti, poi le chiamerebbero dietrologie, ma diciamo che questo lo lasciamo a chi appunto fa queste osservazioni. Io dico che questa è una sofferenza, una delle poche sofferenze che mi tolgono spesso quella serenità che traspare invece nel mio lavoro. Procuratore, salutiamo un attimo Monaco che va a prepararsi per la pièce. Scusate se abbandono questa interessantissima chiacchierata, ma mi vado a vestire, a truccare da Piero Grasso. Non truccare fisicamente, non potrei assomigliare a tanta bellezza, ma mi vado a preparare e a immedesimarmi nel personaggio. Due parole per salutarvi. Io non interpreto Piero Grasso fisicamente, nel senso non cerco di imitarlo, non faccio il mio percorso di attore non è quello della immedesimazione stanislavskiana, non tento di riprodurre la sua vocalità né il suo modo, come dire, i suoi comportamenti nella vita reale. Io cerco di raccontare la sua storia di un uomo e di raccontare la sua verità con il mio fisico, con la mia voce, con il mio modo di essere attore. Spero che la platea di stasera possa essere tanto affollata quanto e ancora di più quanto quella di oggi, e scoprirete che nello spettacolo oltre che il senso della tragedia di questo fenomeno della mafia, in certi momenti lo scontro dialettico fra linguaggio alto dei magistrati e magari quello becero dei mafiosi, ci sono dei grandi momenti di ilarità e di comicità. A più tardi. Intanto chiedo a Mattia Saldi di prepararsi per il suo piccolo intervento. Non lo vedo, dov'è Mattia? Eccolo. Intanto faccio un'altra domanda, perché parlavamo di Gaspare Spatuzza, che è un collaboratore di giustizia importante nei processi di mafia, processo dell'Utri, sulle stragi e quant'altro. Ero a Torino, è stato sentito al processo dell'Utri, credo, non mi ricordo, un po' di tempo fa, a Torino, e andai all'udienza. A Torino dai magistrati di Palermo? Sì, era un
un processo itinerante. E per modi di sicurezza rifacciamo il Torino. C'era un aspetto interessante, perché anche il linguaggio è importante. Per me, io faccio giornalista, se non credo nel linguaggio, non sono sensibile al linguaggio, dovrei cambiare mestiere. Dico questo perché Spatuzza in quell'occasione fece un riferimento ai suoi capi, quando lui era nell'organizzazione, i suoi capi erano, l'abbiamo accennato prima, i fratelli Gramiani. Sapete come li chiama? Li chiamava e li chiama tuttora il Graviano, il suo capo. Come lo chiama? Non lo chiama capo, non lo chiama boss, non lo chiama capo dei capi, il grande, il mitico, no. Lo chiama in un termine, con due parole, permettetemi, che sono una violenza alla nostra dignità. E sono molto di più, perché ci tolgono la nostra storia, il nostro DNA. Arriva solo, lo chiama madre natura. E attenzione, Spatuzza non è uno stupido, non è un esaltato, è una persona all'interno di Cosa Nostra che usa i termini dell'organizzazione. E vedete, se madre natura, dice Spatuzza, mi diceva di uccidere mia madre, io l'avrei uccisa. E questo lo dico perché la mafia ti toglie persino quel rapporto primario, che è il rapporto con chi ci ha messo al mondo. Perché madre natura, tua madre non è più quella tua naturale, è il tuo campo che diventa madre natura. E io credo che questo sia un passaggio importante sul linguaggio e sulla relazione su questa relazione filiale che si crea all'interno dell'organizzazione. Quindi anche per voi è difficile entrarci, no? E quindi le volevo chiedere una riflessione su questo, e poi in postino le volevo chiedere, ma lei quando vede, ha guardato negli occhi di Spatuzza, ma non mi interessa di Spatuzza, mi interessa quando lei vede negli occhi, guarda negli occhi un pentito, cioè lei ha dato subito per scontato, quando adesso c'è una sintesi, della sua affidabilità, perché l'ha percepito, perché ha un'esperienza tale che... Allora, intanto... è una domanda che anche un ragazzo mi ha fatto stamattina all'università. Allora, io non mi fiderei delle mie impressioni, delle mie suggestioni, ma certamente è una persona che dopo 20 anni racconta innanzitutto della sua crisi di coscienza e riesce a collaborare nonostante la moglie e i figli siano contrari, e per 20 anni sono stati contrari, non l'hanno voluto seguire in questa strada che aveva già manifestato parecchio tempo prima. E siccome io avevo seguito questo percorso senza assolutamente forzarlo, di volta a volta ricevendo questa notifica: mio figlio e mia moglie non mi vogliono seguire, sapevo qual era la spinta, sapevo qual era il blocco che lui riceveva. Arrivato a un certo punto, quando mi ha chiamato, mi ha detto: non ne posso più di vivere con queste... pensate che avevo ucciso anche padre Puglisi, aveva partecipato all'uccisione di padre Puglisi, cioè un prete che faceva opera pastorale, guidava la moto, credo, o ha sparato addirittura, no, lui è uno di quello che appunto ha portato i killer sul luogo, che comandava l'azione che è stata compiuta il 15 settembre del 93, mentre padre Puglisi si ritirava a casa il giorno del suo compleanno. Uno gli si avvicina e gli strappa il borsello fingendo una rapina, lui si volta e con un sorriso che ci viene descritto dice: me lo aspettavo. Dopodiché un altro gli spara alla nuca. E questa, ecco, un'altra delle tante violenze della mafia, che uccide un prete per il solo fatto che faceva la sua attività pastorale, che toglieva i giovani alla mafia, che li faceva venire nel... Allora pensate, la mafia che ha paura di chi è, con le parole, col pensiero, con i comportamenti, la contrasta senza naturalmente niente di violento.
così come la mafia ha paura. Pensate che ci sono stati 8 giornalisti uccisi in Sicilia negli anni. La mafia ha paura di chi parla contro, perché ha bisogno del consenso. E quindi il consenso è una parte integrante di tutto ciò. E sui giornalisti c'è una... ma io sto andando fuori. Aspettiamo un attimo, aspettiamo il procuratore. No. Sentiamo, la interrompo un attimo, sentiamo Matteo Anzaldi. Matteo Anzaldi fa parte di Libera, che conoscerete tutti perché ha una presenza... io farò un applauso a Libera. Sì. Perché invece... sono quelle persone che poi sul, nel tessuto sociale delle città fanno veramente un'azione di presenza, di attenzione, di osservatorio, al quale per esempio il nostro giovane amico partecipa a Novara. Ecco, oggi ho citato Libera tra le speranze della, no, in mezzo ai ragazzi. A me, si sente? Sì. A me hanno chiesto di fare un piccolo intervento presentando quello con un progetto locale che si chiama L10 Novara. L10, sì. L10. Prima si parlava appunto di zona grigia, si parlava di tutto quell'insieme di relazioni che sono tipiche della trattativa che alcune organizzazioni criminali nei nostri territori animano. La spiego così perché il tempo è breve e spero che molti della platea in realtà già lo conoscano questa piattaforma. L10 sta per le 10 proposte di Libera, sono 10 proposte politiche che una società civile organizzata, perché Libera non è solo Mattia Anzaldi, Libera non è i ragazzi che la fanno, ma Libera è tutto l'insieme di quelle associazioni che a Libera decidono di aderire, stilano 10 proposte politiche, le somministrano ai candidati in fase elettorale, così che queste possano essere verificate da tutta la società civile organizzata nell'arco di una legislatura. Mi colpisce quello che si diceva prima, appunto, delle relazioni con la zona grigia. Penso che L10 soprattutto nel nostro territorio sia nata da due traumi che definirei traumi collettivi. Una è l'operazione Crimine Infinito del luglio 2010 a Milano, che ha portato all'arresto di 300 andranghetisti. Milano-Reggio Calabria, andrangheta fatta insieme. Tre novaresi sono finiti tra gli arrestati, di cui uno considerato addirittura nelle carte dell'accusa responsabile di una locale attuale. E l'altra è l'operazione Minotauro del giugno 2011 a Torino. Anche l'ASL di Pavia ha avuto qualche problema di sanità prima. Esatto, quindi assessori, sanità, L10 nasce per questo. L10 nasce per voi monitorate, fate delle domande agli amministratori. Siamo convinti che la democrazia così com'è vada bene alla faccia di tutti quelli che dicono che la democrazia è da cambiare, ma che serve inserire ogni tanto un ingrediente in più che è quello del controllo. I protocolli di legalità lasciano probabilmente il tempo che trovano, quando la politica cerca di autoregolamentarsi da sola. Allora, che i controllori siano fuori dal palazzo, che i controllori preservino i luoghi della decisione, perché le organizzazioni criminali su questo non hanno dubbi, loro i luoghi della decisione vanno a preservare, non hanno dubbi sul controllo dei flussi decisionali, con pressione. Che questo lo facciamo anche noi, perché quando noi iniziamo ad avere dubbi, lì arrivano i traumi collettivi, lì arriva l'onorevole Luca che chiama il post De Masi per contrattare le primarie e questi poi dicono ma io non provincia di Torino, e poi questi dicono semplicemente non posso sapere con tutti quelli di cui parlo, te le mani che stringo. Chiudo dicendo che siamo convinti quindi che in realtà una politica altra sia possibile, perché altrimenti guardando i numerosi esempi che si dicevano, e quello di Luca è uno degli ultimi, ci viene da pensare che o si è degli incolti ignoranti, allora tanto vale non prendersi cura della cosa pubblica, oppure si è dei colluti, e in questo tanto peggio. Noi siamo convinti che un'altra politica si possa fare collaborando e diventando ognuno riverbero dell'azione dell'altro. Grazie. Bene, grazie. Grazie Mattia. Grazie anche per la tua età, per noi dire, è un piacere sentirti motivato. Questi sono i giovani di cui parlavamo prima, Io, tra i quali lei si stava inserendo, togliendosi un po' di qualche decennio. Allora, sulla politica io ho riflettuto parecchio e non è un problema di leggi, non è un problema, perché le leggi spesso, io quando studiavo a scuola le leggi devono essere, avere il carattere, la generalità, dell'astrattezza, poi vengono fatte leggi ad persona, ma quindi dici, sai, la legalità è osservare le leggi, stiamo attenti un attimo,
quelle leggi che bisogna stare attenti alle leggi fatte per i potenti e non per i deboli. Bisogna stare attenti anche alle leggi razziali che sono stati la vergogna della storia dell'umanità. Quindi la legge certamente è un dato da cui partire, ma che se riteniamo che non sia pertinente agli interessi della maggioranza dei cittadini, in una democrazia si cambia con i sistemi della democrazia. Ma detto questo, io penso che la rivoluzione copernicana della politica sarebbe una legge, una sola, con una brevissima, fatta di un articolo: chi va in politica non deve poter fare affari, non può entrare negli affari. Procuratore, lei sulla politica ha detto anche una cosa diversa, ha detto che oggi siamo esattamente al contrario di quello che è la sua speranza, perché ha detto oggi la candidatura politica serve da copertura per avere l'immunità parlamentare. Cioè, avete letto sui giornali di oggi quel politico che dice io non me ne frega più di andare a Roma a fare il politico, però dato che ho il mutuo da pagare, cioè ormai siamo a un livello tale che non è che... cioè non c'è nemmeno più la vergogna di dire dato che c'ho un mutuo da pagare non mi dimetto. Cioè il sistema delle rappresentanze è violato. Un'altra domanda, padre Puglisi, intanto se riscaldiamo il nostro amico Sokol Arcagiu, dov'è Sokol? Eccolo lì, il nostro amico del circolo Arci qui di Novara, così anche lui farà un piccolissimo intervento. Padre Puglisi è stato ucciso perché la mafia teme anche la parola. Procuratore, io faccio una domanda un po' tranchante, ma non è un po' avvilente che in un paese come il nostro, un paese diciamo cattolico, noi per pensare al ruolo, al grande ruolo che dovrebbe avere la Chiesa o potrebbe avere la Chiesa, siamo costretti a ricordare quando Wojtyla anni e anni fa andò in Sicilia e fece quelle dichiarazioni contro la mafia? Cioè come mai la Chiesa non è impegnata sul territorio e tranne casi individuali, mi permetta, non abbiamo una lotta palmo a palmo, metro a metro, e quindi, perdoni, e quindi vediamo che solo per esempio, pensate che in Vaticano la legge antiriciclaggio, e faccio fede al suo libro, perché il riciclaggio lei l'ha definito un'espressione straordinaria, lei ha definito il riciclaggio, scusi io qui i miei appuntini, l'ha definito e la dimensione sociale del riciclaggio. Il riciclaggio è il ponte tra criminalità e società civile che offre ai criminali strumenti per essere accolti nel sistema, sedere nei consigli di amministrazione, influenzare anche le scelte morali del nostro paese. La legge antiriciclaggio in Vaticano è stata istituita, sai che anno? Qualche anno fa, 2010, aprile del 2010, prima non c'era neanche la legge. Comunque, non voglio essere tacciato di anticlericalismo, ma come mai manca questa presenza capillare che invece forse sarebbe importante? Guardi, proprio ieri sera, sul sagrato della cattedrale di Palermo, ho fatto un intervento in cui lamentavo proprio questo, che abbiamo avuto delle eccezionali risposte individuali. Ricordo il cardinale Pappalardo dopo la morte, l'assassinio del prefetto dalla Chiesa, in una messa funebre, nella messa funebre in cui appunto rievocava Sagunto, mentre a Roma ci si consulta, Sagunto viene spugnata e Sagunto è la nostra Palermo, contro i politici che non volevano dare i poteri al prefetto dalla Chiesa e che intanto la mafia uccide. Oppure appunto Giovanni Paolo II che ad Agrigento, abbandonando completamente quello che era il suo discorso, aveva da poco visitato i genitori del giudice Livatino ucciso dalla mafia e si scaglia un anatema contro i mafiosi dicendo appunto che
non si può vivere nel peccato davanti a quei templi nella valle di Agrigento, davanti al tempio della concordia, della pace, non ci può essere una realtà. Ma perché manca questa presenza così importante, secondo me? Allora, approfondendo poi si vede che i benefattori delle parrocchie spesso sono i mafiosi, i capi mafia. Coloro che garantiscano che nelle chiese non si facciano furti di arredi sacri, di crocifissi, sono i mafiosi. E quando li rubano, loro si adoperano per la restituzione. Le chiese, le feste patronali vengono finanziate dalle luminarie, i giochi d'artificio, le processioni. E insomma, arrivato a un certo punto, l'ordine pubblico ecclesiale, in un certo senso, riceve ancora in certe zone del nostro paese questo appoggio. Per cui non deve meravigliare se poi la processione si ferma davanti casa del boss, dando una legittimazione a quel potere. In Campania è successo, si è fermata una processione. E quindi dando legittimazione a quel potere, ai cittadini che seguono la processione. E io tutte queste cose le ho dette, in realtà le ho anche scritte in un libro che sta per uscire fra una decina di giorni. Una produzione letteraria, lei? Eh sì, La notte non è l'insonnia che produce. E com'è il titolo di questo libro? Liberi tutti! Bello, un bel augurio. Sentiamo un altro sottolo sulla sua esperienza. Buonasera a tutti. Allora, io qua rappresento un'associazione di ragazzi novaresi. Noi siamo partiti circa un anno fa, 10 mesi fa, ed eravamo in 6 amici. Volevamo unirci per impegnarci sia nel sociale sia per promuovere un po' la cultura, comunque per promuovere quello che ci piace. Il bello di questa nostra unione è che dopo circa 10 mesi, da 6 siamo diventati 600 e siamo tutti ragazzi di Novara e di tutta la provincia intorno. Da una nazionalità siamo diventati 13 nazionalità e quindi questa è una cosa che ci rende ancora più orgogliosi. E soprattutto con tanti nuovi ragazzi che si vogliono impegnare, nuovi progetti, perché vedono, tra virgolette, una speranza, o comunque vedono che fanno parte di una comunità dove possono sviluppare quello che gli interessa, o comunque vedere un futuro migliore, più giusto, più solidale tra tutti noi insieme. Qua colgo l'occasione per ringraziare tutta l'organizzazione, il comune, il teatro, il procuratore per l'esempio che ci porta durante tutti questi anni in Italia, per la sua missione che sta proseguendo. E per concludere semplicemente un augurio a tutti, un augurio di continuare insieme questo viaggio, di continuarlo sempre sempre più avanti, solo che è un viaggio in salita. Perché? Perché tutte le strade giuste sono strade in salita, sono faticose, ti fanno venire il fiatone, però qual è il bello delle strade in salita? È che una volta che si arriva in cima, in cima l'aria è pulita e poi soprattutto si gode di una vista bellissima. Quindi auguro al procuratore un buon viaggio e buona salita. E poi a tutti noi. Grazie. Grazie Sopolo. Vi do un piccolo aneddoto che il procuratore è divertente. Vabbè, io sto scrivendo un nuovo libro sul Vaticano, tanto anche lei scrive. Insomma, io non esco neanche una volta ogni anno, ogni 2 anni, e credo che i libri a me fa molto bene scriverli, quindi poi, anche perché quindi oggi è difficile dire certe cose sui giornali, quindi è meglio scriverle. Molti giornalisti infatti scrivono la scrittura. No, però io su quello personalmente mi ritengo abbastanza fortunato. Infatti abbiamo fatto un programma in televisione che abbiamo portato delle notizie magari anche scomode, spinose. Ho fatto un po' giornalista, un po' diplomatico per farle passare, però al di là di questo che non c'entra. In questo libro scrivo di un aneddoto che è interessante, perché pensate che in Vaticano non esistono celle, non ci sono le celle di sicurezza, non ci sono.
Poi, avendo, cosa succede? Se dovessero arrestare qualcuno in Vaticano, allora praticamente prendono una persona arrestata, magari qualcuno che dà fastidio al Papa, può capitare che anche in Vaticano qualcuno finisca arrestato, lo prendono e consegnano all'autorità giudiziaria italiana, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri. Adesso che hanno introdotto il reato di riciclaggio, hanno fatto quattro celle. Io, quando, a me hanno detto la cosa, me l'hanno raccontata come esempio di probità, di volontà di fare pulizia. Io mi sono detto, ma se uno ammazza qualcuno in Vaticano, vabbè, quello che è successo, lasciamo stare le guardie svizzere, ma se uno ammazza qualcuno in Vaticano, lo consegnano, un delitto tremendo, lo consegnano all'autorità giudiziaria italiana. Se uno invece lo arrestano per riciclaggio, col cavolo che lo consegnano voi magistrati italiani, se lo tengono. Scusate questa divagazione, ma poi nemmeno tanto, perché vedete, parlando con tanti magistrati, poi ti accorgi come il riciclaggio sia veramente una questione spinosa. E c'è un altro dato, procuratore, che io mi sono appuntato e sul quale voglio fare una domanda. È un dato gravissimo, poco conosciuto, su quale invece noi tutti dovremmo fare una riflessione. Cioè, pensate che, fatto 100 il riciclaggio, i numeri sono incredibili, di questo 100, noi tutti, perché io faccio parte di quelli che credono nell'azione delle forze dell'ordine, noi tutti sequestriamo solo il 10% di quanto viene riciclato, stando sempre ai dati forniti dal procuratore. Di questo 10%, quello che viene confiscato, cioè quello che lo Stato porta a casa definitivamente, di questo è la metà, il 5%. Cioè, se la mafia pulisce 100 milioni di euro in immobili, lo Stato in attività, scusate, in esercizi commerciali, in attività, fatturato, lo Stato riesce a bloccarne solo il 5%. Ma c'è un dato che secondo me è ancora peggiore, è che il 90% delle aziende che vengono acquisite, delle aziende agricole, degli oliveti in Calabria, degli aranceti in Sicilia, il 90% di queste aziende fallisce. Cioè il 90% delle aziende che lo Stato toglie alla mafia fallisce. E guardate, vede procuratore, questo è un fatto micidiale, perché sul territorio vuol dire che la mafia sa far andare le aziende, mentre tu Stato lo abbandoni. Ecco, io credo che la politica su questo, adesso do subito la parola al procuratore, non mi dilungo, ma credo che la politica su questo abbia una responsabilità gravissima, perché se il biglietto della visita dello Stato, quando mette finalmente, bonifica un territorio, al di là delle iniziative dei cittadini, tramite Libera, tramite queste associazioni, ma se poi queste società falliscono, è un pessimo. Non è proprio così schematico il discorso. Questo lo dico perché bisogna comprendere. Intanto abbiamo degli esempi che sono dei fiori all'occhiello, di imprese che sono riuscite non solo a sopravvivere, ma a far guadagnare soldi alla sanità siciliana. Le imprese di Michele Aiello, che avevano una diagnostica per immagini, quindi una clinica avanzata, che di solito aveva le liquidazioni, essendo convenzionata, degli interventi che facevano ai malati a piedi vista, senza avere fatto un tariffario con la regione siciliana. Quindi diceva, questo intervento, siccome erano macchinari nuovi, con energia atomica o qualcosa del genere, diceva, questo intervento costa 1500 euro, passava la nota alla sanità siciliana che pagava. Da quando questa impresa è in mano a un commissario nominato dall'autorità giudiziaria, la regione siciliana ha risparmiato qualcosa come il 60%, e talvolta in alcuni casi anche l'80% della spesa sanitaria per quegli interventi. I cittadini continuano a usufruire di quel servizio, non c'è stato nessun licenziato degli dipendenti.
Un altro esempio è un albergo sottratto ai Graviano in corso del Mille Brancaccio, che viene autogestito da una cooperativa che riesce a mantenere in vita quella città. Però tante falliscono. Ecco, adesso ci arriviamo. Perché falliscono? Ma perché l'impresa mafiosa che è fuori dal mercato? Se noi dobbiamo applicare le leggi del mercato, allora pensate un'impresa che ha il denaro a costo zero perché investe denaro che viene dall'illecito. Non deve andare in banca a chiedere il denaro al tasso dei prestiti bancari, e quindi è certamente avvantaggiata rispetto a un altro imprenditore. Secondo, l'impresa mafiosa spesso dà salario in nero, nel senso che nella busta paga indica una cifra, al lavoratore ne dà un'altra e crea il nero per poi usare. Paga i contributi, cioè i contributi, non ha problemi sindacali all'interno, perché si risolvono in altro modo i problemi sindacali. Quando questa impresa viene nel mercato, non può reggere il mercato. Sì, ma è anche vero che queste agenzie che si occupano dei beni confidi. Le agenzie non hanno finanziamenti per poter. Sono abbandonate un po' loro stesse. Non è che lo Stato. Magari. Allora, scusate, bisogna deciderci, perché questi beni per una legge dello Stato vengono dati a utilità sociale, giusto? Noi abbiamo sequestrato in 3 anni e mezzo, dopo delle modifiche che ci sono state nella legge appunto antimafia, la legge Regnoni La Torre, la legge che ci consente di sequestrare e confiscare i beni, passando la competenza alle direzioni di settore antimafia coordinate alla Procura Nazionale che dirigo io, si è avuto un balzo di sequestri di 40 miliardi di euro e di confische di qualcosa tra i 3 e i 5 miliardi di euro. Bene, allora diciamo 40 miliardi di euro, e no, sono i valori nominali, e se poi io li devo, frattanto i mafiosi spesso, intanto non abbandonano quegli immobili, e dobbiamo andare con la forza pubblica per fare uscire loro, o amici o parenti. Secondo, sono molti di questi beni, il 60% dei beni confiscati sono gravati da ipoteche di banche, che pretendono di avere indietro il bene o i soldi corrispondenti. Banche magari compiacenti. Banche compiacenti perché magari tanti anni fa hanno dato quel mutuo ipotecario a un mafioso che invece accanto aveva un conto corrente o un fido bancario molto, molto più alto. Serviva a camuffare il credito e il debito della banca. Quindi, diciamo, tutte queste situazioni bisogna purtroppo conoscere. Allora, se noi potessimo, ma questo è contrario all'idea, ma se noi potessimo utilizzare magari una parte dei soldi, che dei beni sequestrati o confiscati, per far funzionare quelli, le imprese, o quindi mantenendo i posti di lavoro, o quelle attività che si possono realizzare con gli altri beni, per esempio. Questa mi sembra una proposta concreta, però, procuratore. Sì, perché una proposta concreta, però c'è una obiezione di principio, che scardinare il sistema della destinazione all'utilità e quindi preferire una vendita di certi beni non è una opzione che non passa. Purtroppo. Vabbè, devo dire, scendiamo troppo nel dettaglio, perché quando abbiamo delle quote azionarie di una società, che cosa ce ne facciamo? Hanno un valore, ma non. Io credo che siamo ormai in una situazione, direi, di guerra, cioè queste organizzazioni criminali hanno arsenali, hanno missili per aria, hanno dei volumi da fare, cioè c'è una guerra tanto, non è una cosa. Ma io penso che la vergogna sia che un terzo dell'economia italiana sia sommersa e che ci siano i furbi, e ci continuano a essere i furbi che aggirano le leggi di. Quindi abbiamo un intervento eccezionale. Prego. Non so se si sente. Perfettamente. Ecco, allora
so benissimo, io non, qui non rappresento, cioè, rappresento il Vaticano, sono parte della Chiesa. Io non ho concluso il discorso sulla Chiesa, pensavo di poterlo concludere prima del suo intervento, volevo dire che non l'ho concluso, sono stato interrotto per far parlare un ragazzo, quindi poi casomai le volevo dire qualcos'altro sulla Chiesa che non ho avuto il tempo di dire, la volevo precedere. Quindi posso no, guardi, allora prima mi faccia dire questa cosa, mi scusi, no? Per evitare, perché stavo continuando dicendo che oggi la Chiesa ha fatto notevoli passi avanti, fatto passi avanti a livello di affermazioni come una inconciliabilità, incompatibilità del Vangelo con la mafia, dell'attività pastorale con la mafia. Ma non basta questa dichiarazione, occorre che tutti i parroci, che tutti coloro che sono nelle attività ecclesiali siano concordemente proiettati verso questo risultato. Una cosa mi ha fatto enormemente piacere, l'inizio del processo di beatificazione non solo di Padre Puglisi ma di Livatino, una apertura al laicismo da parte della Chiesa, non so se arriverà ad essere beato, per carità, però già questo fatto dà una esatta misura di come oggi ci sia questa proiezione verso una condanna di quello che un mafioso può fare, perché non si può tollerare che un mafioso prima di commettere un omicidio si faccia la croce, o che dopo averlo commesso vada in chiesa a chiedere perdono per continuare a fare un altro omicidio. Va bene, sentiamo una... Eccoci. No, semplicemente volevo dire innanzitutto che lei ha fatto dei suoi reportage giornalistici sul Vaticano, sicuramente il suo pezzo più forte, quindi naturalmente lo ripresenta, mi scusi, un po' anche qui oggi. Volevo semplicemente dire stiamo parlando di riciclaggio, ci sono delle indagini che hanno toccato lo IOR, quindi non è colpa mia. Ma mi riferivo prima, semplicemente una sottolineatura. La seconda è questa, che la Chiesa è fatta di persone, non è un'istituzione che nasce nel nulla, ma si concretizza in persone che vivono nella società civile, vivono nella società religiosa. Sono parte integrante di tutto quello che è il mondo anche politico, quindi mi sembra abbastanza contraddittorio il discorso fatto contro il Vaticano. Quando c'è nessun contro pro, quando c'è una processione, c'è il patrono di quel paese, mi perdoni se poi lo fanno il sud. Va bene, ok, è un problema del sud, grazie. Non è che lo fanno al sud, voglio dire che la religione è una cosa, lei mi parla del Vaticano o comunque della devozione popolare è tutta un'altra cosa, facciamo le distinzioni precise, abbia pazienza. Io ho molta pazienza, infatti sto raccontando dei fatti e come continuerò a fare, sorella. Angela Emanuele, 22 anni, di Correggio Studentesa e Giurisprudenza, alla Bocconi, fa parte dell'Osservatorio Provinciale di Libera contro le Mafie e ci racconta dei presidi giovanili, dei percorsi che Libera fa nelle scuole. Dov'è la nostra? Eccola, se le diamo una voce. Buonasera a tutti. Sì, mi è stato chiesto di parlare, affrontare appunto la questione percorsi nelle scuole e i presidi dell'Associazione Libera, appunto di cui io faccio parte. Sicuramente è importante per Libera e per noi di Libera Novara andare nelle scuole e parlare appunto del problema mafie, ma non siamo solo noi a farlo, ma lo fanno appunto le associazioni aderenti al coordinamento, tant'è che vengono appunto affrontati i temi del lavoro, sappiamo tutti dello sfruttamento della manodopera da parte delle organizzazioni criminali, che è appunto la CGL a portarlo nelle scuole, Legambiente che affronta il tema delle ecomafie e noi dei presidi che affrontiamo il tema delle mafie al nord, del problema mafia visto all'interno del cinema, eccetera. Ma perché facciamo questo? Sicuramente perché alla base di Libera c'è l'antimafia sociale, cioè far cambiare nelle persone, nei cittadini, del nostro paese appunto quella mentalità
che ha fatto sì che le mafie nascessero con il nostro Stato e arrivassero ad oggi. Sicuramente per tutto il problema della collusione di cui abbiamo parlato prima, ma sicuramente perché c'è quella cultura che permette alle mafie di esistere e di continuare le proprie attività. Quindi affrontiamo con i ragazzi il problema delle mafie, cercando anche di formarli, perché su questa è un'esperienza mia proprio personale, in tutte le classi in cui sono andata negli istituti superiori, su 20-25 ragazzi, solo 4-5, sono già tanti, sanno chi è Falcone Borsellino. Sono ragazzi che nel 92 non erano ancora nati, però è sicuramente compito della scuola e dei genitori, certo. Parlo anche alle persone che sono in questo teatro, parlare ai propri figli di questo problema e anche di personaggi, anzi, meglio dire, di persone come Falcone Borsellino, ma tante altre che hanno dato la vita per questo paese. Grazie, grazie Angela. E Luca, Luca, ecco Luca, metti in pop, ci spieghi in sì. Un minuto che siamo... Velocemente, buonasera a tutti. Melting Pop è un'associazione giovanile che gestisce un circolo ACI ad Aona. Noi organizziamo attività ed eventi di musica, arte, teatro, produzione video, e abbiamo organizzato anche eventi in collaborazione con Libera sul tema della legalità. Quello su cui velocemente volevo porre l'accento, però, non sono tanto gli eventi sulla legalità che abbiamo organizzato, ma sul fatto che Melting Pop si incentra su una buona pratica, la buona pratica della partecipazione. Cioè, tutti questi eventi sono fatti grazie alla collaborazione con moltissime associazioni locali. Associazioni locali giovani, di ragazzi, che grazie a questo incidono e agiscono sulla comunità, anche se piccola come quella che può essere Chiavona, 15.000 abitanti circa, per portare un po' di cultura, un po' di consapevolezza. Quindi appunto la partecipazione soprattutto giovanile come una buona pratica per la convivenza sociale, l'educazione civile, l'educazione anche alla legalità. Grazie. Grazie. Chiudiamo al procuratore con Alessandro Buscaglia che, eccolo Alessandro, queste testimonianze di giovani impegnati sul territorio. Alessandro? Sì, io sono qui sempre da parte di Libera a parlare dell'Osservatorio Provinciale sulla Mafia. Questo osservatorio è nato nel febbraio del 2011, ha compiuto da poco un anno e risponde a una domanda: cosa possiamo fare noi nel concreto, nei nostri territori, contro la mafia? Allora abbiamo iniziato facendo una cosa molto semplice, la rassegna stampa quotidiana di giornali nazionali e locali, per cercare non solo ovviamente i reati di mafia ma anche tutti i reati spia. Da questo poi ci siamo anche allargati, abbiamo cominciato a controllare gli appalti pubblici, abbiamo cominciato a controllare la questione delle cave, a seguire processi per fatti di cronaca locale, e in quest'anno, alla fine di quest'anno, abbiamo cercato di restituire alla cittadinanza, un po' a tutti, la nostra esperienza in due modi. Uno attraverso una scuola di formazione per amministratori, per pubblici amministratori, che ha avuto anche il contributo di molti esperti di fama nazionale, e uno con una piccola pubblicazione intitolata Le mafie al nord, il radicamento visto da Novara, che riassume il lavoro fatto dall'osservatorio e anche i contributi molto importanti di personalità come Nando Dalla Chiesa, che ha fatto la prefazione, oppure Marco Nebbiolo, giornalista di Narcomafie. Questa è stata la conclusione del nostro primo anno, il progetto continuerà anche quest'anno e speriamo di poter fare anche meglio di quello che abbiamo fatto finora. Grazie. Procuratore, un pensiero in chiusura? In chiusura, ecco, questi giovani che abbiamo sentito, quelli che ho incontrato oggi, sono veramente la speranza del futuro e il nostro cambiamento. Una classe dirigente nuova che cresca con una nuova cultura, una cultura della legalità che è fatta non soltanto dell'osservanza delle leggi e delle regole, ma anche di una partecipazione, che sia anche una tolleranza, che sia anche la pace, che sia la non violenza, che sia i diritti dell'uomo e del fanciullo, che sia un sistema, un metodo di convivenza civile che noi dobbiamo sentire come nostro e come utile alla società. Quando i giovani mi chiedono
ma veramente guardandoci intorno non abbiamo punti di riferimento. Intanto localmente avete questi punti di riferimento. Io quando mi chiedono i miei punti di riferimento, già oggi a scuola li ho indicati, sono Borsellino, che nel momento in cui indagava sulla strage del suo amico e collega Falcone, mi incontra a Roma in una settimana prima della strage, che poi l'avrebbe fatto saltare in aria, e mi dice ho saputo che è arrivato l'esplosivo anche per me. E ci sono degli amici, ma che si considerano tali ma non lo sono, che mi consigliano di abbandonare, di lasciar perdere tutto. Ma come posso deludere tanti cittadini onesti? O come Falcone, che a Buscetta, che preconizzava, che dicendo quelle cose, scoprendo i segreti della mafia e delle relazioni esterne della mafia con la politica, con l'imprenditoria e con le altre entità sociali, sarebbero stati uccisi o delegittimati, e la risposta di Falcone era serafica: non importa, dopo di noi ci saranno altri magistrati che continueranno. Grazie. Ancora un minuto, è importante stasera la testimonianza del procuratore Grasso e la sua schiettezza, la sua voglia di darci l'energia. Grazie procuratore. Aspetta. Solo un minuto, e questi sono applausi di persone che non hanno bisogno di eroi, noi abbiamo bisogno di persone che credono in quello che fanno, e per questo sono contento di dare la parola a chi meglio di noi, cioè il professore. Ringrazio anche il professore e le professoresse che sono in sala stasera, perché hanno un ruolo importante. Prego. Sì, brevissimamente, lei ha parlato di punti di riferimento, noi abbiamo un grandissimo punto di riferimento con la nave della legalità, ma non ci siamo fermati qui. Come consulta provinciale degli studenti di Novara abbiamo sottoscritto un accordo con la consulta provinciale di Trapani e con quella di Lecco, un accordo quadro istituzionale proprio nell'ambito dell'educazione alla legalità. Primo accordo pilota a livello nazionale, già consegnato al Ministro settimana scorsa in occasione della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte, che oggi consegneremo a lui, come testimonianza di tutto quanto si sta facendo nella scuola novarese, della provincia di Novara, da parte di tutti i docenti, da parte di tutti i ragazzi, in collaborazione con gli enti del territorio e con le associazioni. Noi ci crediamo fortemente e siamo contentissimi che lei oggi sia stato qui con noi. Grazie. Io ringrazio il procuratore Grasso, faccio solo una postilla personale e ci tengo, perché voglio essere sempre chiaro, il riferimento che ho fatto prima a questioni vaticane, che ho visto intervenire questa sorella, io ovviamente non volevo andare a toccare questioni di fede personale, io penso che sia importante per un giornalista raccontare dei fatti, quindi nulla, ormai mi permetterei di fare demagogia. Questo è importante, perché è molto più importante invece salutare il procuratore e ringraziarlo per il suo lavoro. Grazie. Ma non è qui.